Ho deciso di depositare una proposta di legge che riguarda il benessere psicofisico e che ha come obiettivo quello di riportare al centro la persona attraverso la definizione di un progetto terapeutico individualizzato. Si tratta di una questione che interessa tutti noi e da vicino perché coinvolge le nostre famiglie e la collettività. Con questa proposta vogliamo valorizzare le persone fragili e vulnerabili, affette da patologie invalidanti e da una limitazione della capacità di interazione. Crediamo infatti che sia fondamentale ridurre le disabilità sociali caratterizzate dall'assenza di protezione sociale. Crediamo che ciò debba avvenire attraverso investimenti mirati e concentrando una quantità sempre maggiore di risorse in progetti terapeutici riabilitativi individualizzati che devono essere finanziati attraverso il budget di salute. Il budget di salute è una metodologia innovativa che consiste in un progetto terapeutico individuale e condiviso. Si tratta di un vero e proprio approccio multidisciplinare dei bisogni da un punto di vista sanitario, certo, ma non solo. In questi casi, infatti, va data grande attenzione alla componente sociale della persona, alle sue preferenze, al tipo di disabilità e anche alle sue abilità residue. Tutte cose che vanno di pari passo con la salvaguardia del diritto alla vita indipendente, alla formazione e al lavoro, all'affettività e alla socialità. Insomma, attraverso questa proposta vogliamo far diventare ordinaria una modalità di intervento rivoluzionaria per permettere ad ogni persona, in qualunque condizione essa si trovi, di mantenere legami familiari e sociali indissolubili. Il tutto passa da un patto, sì, un vero e proprio patto che vede al centro la persona e al suo fianco tutti gli altri soggetti coinvolti: le famiglie, l'ASL del luogo, il servizio sociale del comune, il medico di medicina generale o il pediatra e l'ente del terzo settore individuato. Abbiamo previsto l'investimento delle risorse umane, professionali ed economiche necessarie a realizzare il progetto e a verificarne l'efficacia nel tempo. Ci crediamo fortemente e vogliamo incidere positivamente sulla vita delle persone che sono affette da malattie cronico e cronico-degenerative per soddisfare i loro bisogni e farle sentire davvero al centro della comunità.